Bentornati su Radio Design. Oggi siamo in compagnia di Luisa Del Bianco, architetto che si occupa principalmente di ristrutturazioni, ma non solo, ce lo racconterà lei. Allora, Luisa, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Allora, siamo qui a Expo Casa presso lo stand di Fantauzzi. Parliamo un po' di ristrutturazione e il mondo che riguarda la ristrutturazione. Quali sono le tendenze attuali che riguardano questo mercato? Come sono cambiate le cose negli ultimi anni? A mio avviso le cose sono cambiate anche piacevolmente, perché c'è un ritorno al retro, a un design di un tempo anche a livello artigianale molto 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 ricercato. Apparirebbe a volte una tendenza quasi eclettica, non definibile come il periodo in cui c'era uno stile minimalista o altro, e devo dire che per chi fa il mio mestiere, perlomeno per quanto mi riguarda, è un periodo estremamente divertente, più creativo e pieno di colore, finalmente. Quindi, come stanno dicendo tutti, il minimalismo è definitivamente morto? L'atteggiamento minimalista dello spazio comunque permane nella sua gestione. È forse ritornato un po' al periodo della decorazione, il periodo della preziosità della furniture, cioè del tavolo, di una credenza e del dettaglio. E di questo, vedendo anche i nuovi mercati, mi sono molto contenta. Non a caso tante aziende che sembravano definitivamente morte, di grandissimi marchi che hanno fatto la storia degli anni 60, 70, 80, probabilmente hanno avuto nuova linfa. Ma sì. Questa tendenza è stata dettata dai grandi player o un qualcosa che è nato più dall'esigenza delle persone? Probabilmente in un contesto socio-economico così, personalmente l'ho sempre vista come un ritornare a casa. Cioè la casa è diventato proprio un luogo dove stare quando torni. Abbiamo una voce esterna qui. Una voce esterna. Devo dire che mi è capitato di realizzare, per esempio, da poco la casa di un gallerista, che potrebbe essere definita una casa minimalista perché praticamente è una galleria d'arte dove le opere d'arte, comprese le sculture, sono gli attori principali, ma lì il calore, è l'atmosfera anche colta che si crea in questo spazio, che magari non è proprio la casa comoda, certo, ma è una casa che ha avvolgente in questo senso. Come la moda in questo periodo, non c'è una definizione di stile, come dire. Forse di stilemma, che forse passerà un po', questo io non lo so, però è bello trovarsi in situazioni calde e dove il colore è tornato protagonista. Il colore scalda, è molto difficile da trattare, da assimilare, da comprendere, da vivere. Per noi professionisti utilizzare il colore è veramente una bella sfida, sì, decisamente. Quindi non sbaglio se dico che siamo usciti un po' da quella standardizzazione in stile IKEA, adesso per fare un nome, sì, e siamo tornati invece a uno stile che magari dà anche gioco, soprattutto a un mercato come quello italiano, dove la ricercatezza, l'artigiano, sì, vero, crea delle cose belle per un, sì, un qualcosa che è appunto caldo, vero e vissuto. Quindi sì, 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 esattamente. È un ritorno all'artigianato, sostanzialmente. Sì, all'artigianato, ma anche all'apprezzare un oggetto di design di un tempo che in qualche modo torna a vivere, a capire l'insegnamento di tanti designer che hanno fatto la nostra storia, che ahimè
in alcuni casi non c'è più. E questo ritorno a riappropriarsi e ristudiare vecchi maestri personalmente mi scalda il cuore. Ma infatti vedo che c'è sì. molto fermento in giro. Sì, sì, sì. Come forse come spesso accade, spesso la crisi poi rimette in moto tutta la creatività, un periodo che magari... Assolutamente. Assolutamente. Così è ripartito tutto. Si parlava di colori, si parlava di oro e... tendente al verde, i verdi, gli oro, sì, è una cosa che ritorna anche nelle ristrutturazioni nel tuo mercato come principale? No, certamente, cioè il colore per esempio delle pareti sì. è di nuovo, non è più bianco o un leggero tortora o un beige appena accennato, ci sono tinte forti, verdi importanti, noi siamo totalmente circondati qui di verde, rosso bordeaux, color burgundi per utilizzare un termine esotico, ma il beige, cioè colori molto matta, molto il rosso, sì. il giallo, l'arancio, ocra in tutte le sue declinazioni, cioè colori come dire, impegnativi, difficilissimi da utilizzare e una clientela, devo dire, particolarmente illuminata riesce a comprendere questo, perché il colore non è una cosa facile. Invece, parlando invece del pavimento, no? Sì. Quali sono le tendenze? Io ho visto un sacco di legno in giro, lo dicevo anche prima con Paola Fantauzzi, no? Il legno è tornato, c'è cioè il parquet... Perché prima c'era questa famosa arte povera, il cot, eccetera. Questa cosa c'è ancora per te che ristrutturi case e segui il lavoro? Il parquet io lo uso, l'ho sempre usato, non personalmente, senza dare giudizi, non amo le riproduzioni sì. di materiali naturali nella maniera più assoluta. Sì, anche Walter Spicca lo diceva prima, che c'è un sacco di finto. Anche un legno... povero, come dire, non necessariamente un legno pregiato da una lavorazione straordinaria, ma non il finto, non il riprodotto. Stesso dicasi per i marmi, che vengono ora prodotti in serie simulando con delle tecnologie perfette, simulando dei marmi calacatta che solo devi toccarli per capire... ma io ancora vado dal fabbro, vado dal marmista, vado dal falegname e li frequento assiduamente. Ma questa ricercatezza che magari ha anche un costo, no? In realtà poi è un falso mito o è vero? Nel senso, queste nuove tendenze, questa ricercatezza richiede poi un investimento maggiore nella ristrutturazione della casa o in realtà non è vero? Ripeto. Il legno, il parquet autentico può avere un suo costo, quindi io posso avere un buon rovere con un rapporto qualità-prezzo, poi la tinta delle pareti possono essere di, come dire, mille qualità, ma non è detto certo. che per affrontare un certo tipo di qualità il costo diventi esorbitante o non affrontabile. Di sicuro un materiale naturale, il marmo, il ferro, devono essere lavorati e questa lavorazione comporta dei costi. Probabilmente l'abilità del progettista è affrontare questo tipo di lavorazione, la bravura è non rendere banale una lavorazione che comunque c'è, senza arrivare ad una lavorazione, a meno che non richiesta, certosina, che a quel punto lievita enormemente il costo, enormemente. Ultima domanda, ho chiesto anche prima, l'illuminazione, com'è cambiata l'illuminazione nelle case? Tu che magari vai a recuperare case che non cambiavano da 30 anni, ma quali sono le esigenze nuove delle persone per quel che riguarda l'illuminazione? Per me la risposta è io... do talmente tanta importanza all'illuminazione che consiglio ai miei clienti prima la lampada e poi il divano, sedetevi in un tatami, cioè, perché la luce è una fonte di emozione straordinaria. Sì. Sì.
E qual è, che ne so, come tendenza che riguarda questo mondo, quali sono le forme geometriche che vanno ora? Riguardo l'illuminazione. Oddio, questa è una domanda. Comunque quello che tu prediligi. Oddio, la forma sferica è tornata di gran moda in tutte le sue forme, i cerchi illuminati, la sfera di opale nelle varie declinazioni. Fa parte di questo discorso che abbiamo fatto prima del retro, eccetera. Però io non mi riferivo alla forma dell'oggetto illuminante di design in quanto tale, ma la capacità illuminotecnica di saper gestire la luce in uno spazio. Questo è quello che riscalda al di là appunto del divano, della credenza, della poltrona o del tappeto, perché la luce ha delle caratteristiche importanti. Sì. Adesso, scusami, vengono fuori domande perché è molto interessante come cosa, ma la prima cosa che ti chiedono quando ristrutturano gli spazi, no? Su come gestirli, qual è? Cosa ti chiedono i clienti nella maggior parte dei casi? Tipo, che ne so, voglio più spazio per la cucina, voglio il living. Qual è la cosa a cui loro ci tengono di più adesso? Living e cucina. Living e cucina, rimane. A seconda se devono essere comunicanti a tutti gli effetti, cioè devono essere entrambi degli spazi di aggregazione, oppure anche se sono chiusi, però devono avere devono diventare dei luoghi accoglienti. La cucina non è quel posto dove tutto rimane sporco e si chiude la porta, non è più così. E la cucina è un luogo space. Prezioso, sì, e il living come posto di aggregazione. Questo è quello, e se c'è un terrazzo ancora meglio, e viene visto appunto con questo rapporto dentro, fuori. Mi viene chiesta una gestione sana di quello che è la convivialità tra le persone. Quindi si buttano giù i muri sostanzialmente. Tutti. Ecco, sì. Infatti questa era la domanda, cioè sì. Tutto un open space. Però devo dire, paradossalmente, in alcuni casi si sta tornando alla suddivisione della casa tradizionale, cioè la sala da pranzo, il salotto, una zona di ingresso, ma questo è un altro tipo di gusto, forse anche più colto paradossalmente, perché c'è chi lo vede come vecchio e c'è chi invece lo studia, lo percepisce come un ritorno. È un periodo strano, molto dire. Bello, però molto sì, interessante. Sì, molto. Beh, molto. Grazie mille. Io ti ho rubato più del grazie. Tempo, più del dovuto, però è stato molto interessante. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Veramente grazie. Bello. Va bene, allora grazie ancora, Luisa. Buonasera. Speriamo di riaverti allora in radio. Sì. Sì.